Cari amici, buongiorno, benvenuti a questa prima puntata della seconda serie di Sercasting Academy. Qualche grosso cambiamento, l'avrete già visto, cambiata l'emittente che ci concede lo spazio, siamo su Italian Fishing TV per una serie che cercherà di coprire alcune delle più belle spiagge italiane. Con me, a tenerci compagnia, a raccontarci la loro enorme esperienza, alcuni dei migliori surfcaster nazionali, tra cui mi piace ricordare Roberto Accardi, Emiliano Tenerelli, Peppino Alesi, Salvo Bonaccorso, Mauro Scungio. Loro ci terranno compagnia assieme ad altri che incontreremo nelle varie situazioni di pesca per cercare di raccontare il surfcasting a 360 gradi. Oggi mare perfetto, favoloso da surfcasting, ma arriveremo a pescare in condizioni di mare ultra piatto, faremo il beach ledgering super sottile, cercheremo di sfidare i predatori usando i trancioni o le scaviva. Insomma, cercheremo di offrire una panoramica il più completo possibile di quelle che sono le opportunità della tecnica di pesca, sicuramente tra le più spettacolari che si possono praticare, certamente la più spettacolare da terra, perché è una perfetta miscela tra gesto tecnico, il lancio, resistenza fisica, l'ambiente in cui ci muoviamo, difficoltà delle prede, perché purtroppo le nostre coste non sono particolarmente generose. In ogni puntata affronteremo, come al solito, tematiche tecniche con delle finestre dedicate, scopriremo gli accessori che utilizzo e che utilizziamo nelle nostre sessioni. Queste puntate nascono grazie al supporto costante e continuo di Roberto e Andrea Trabucco. La Trabucco, questa prestigiosissima azienda conosciuta in tutto il mondo, che anche quest'anno ha deciso di concedermi la fiducia per una serie che speriamo ottenga gli stessi risultati, ma ne sono certo, di entusiasmo, di supporto e di amicizia che abbiamo ottenuto nella passata stagione. Adesso bando alle ciance, ci concentriamo, iniziamo questa prima puntata in questa spiaggia. La situazione di pesca è molto difficile perché abbiamo trovato un mare, come potete vedere, molto forte con la corrente laterale. Aspettiamo il tramonto. Un paio d'ore dopo il tramonto, dovesse non andare nel migliore dei modi, e fa parte del surfcasting, domani ci sposteremo in un'altra location in compagnia di Luca Giambi, che ci aspetta a cercare di puntare a qualche cosa che sia il predatore. La stagione è quella giusta, le condizioni di mare ci sono, sta a loro decidere se abboccare i nostri terminali. Mi metto a pescare. Questo è il primo segno di vita di questa prima sessione. Potrebbe essere qualcosa di abbastanza piccolo, perché ho trovato completamente l'americano che sto utilizzando completamente sfilato. Adesso lo rinnesco bene. Questa è una spiaggia dove aprimo la stagione di Surfcasting Academy, la passata stagione. Una spiaggia che ci offrì una serie di catture veramente particolari. Iniziamo abbastanza sfiduciati, cominciamo a prendere cefali meravigliosi. Cefali da 800 grammi, un chilo, ne prendemmo 7-8, esperienza mai vissuta prima e forse irripetibile, ma questa mangiata sul floater, da quel punto chiaramente in questa spiaggia diventa obbligatorio, nonostante il mare grosso, mi lascia sperare e pensare che qualcosa là davanti comincia a muoversi. Questa è una situazione di pesca dove abbiamo ben poche alternative. Ho scelto di pescare sotto, quindi nel range dei 50-60 metri, perché in questo momento fuori è praticamente impossibile arrivare, quindi andare oltre il frangente significa effettuare dei lanci a delle distanze impossibili in questo momento, almeno per quanto mi riguarda. Quindi sto pescando sui 50-60 metri, perché c'è un grosso canale trasversale, una forte corrente, stendendo i terminali sicuramente possiamo avere opzione di incontrare qualche cosa. Andiamo immediatamente a vedere in queste situazioni di mare qual è la mia scelta per le esche. Per una pescata in queste situazioni le alternative non sono molte. Dimentichiamo l'arenicola, non ha alcun senso usarla. Io comincerei con un'esca meravigliosa. L'occhio di canna, anche conosciuto come cappellotto, li ho presi in pescheria, erano disponibili, ne ho fatti una bella sacchettata e li ho divisi in pacchettini e adesso li ho pronti per tutta la stagione. Dei bibi,
piccolini, da innesco singolo o doppio a seconda della situazione di pesca, esca affidabilissima quando ci sono i saraghi, quando ci sono le orate. Questa è una soluzione vincente. L'americano, la forte presenza di sangue, le dimensioni, fa sì che possiamo fare degli inneschi molto importanti. In questo modo copro una canna con doppio amo, una canna con amo singolo. Adesso, appena diminuirà la vorticità, inserirò una terza canna stendendo un BB completamente, sempre nel sottoriva, perché chiaramente in questa fase per me è la spigola a essere prevalente. Poi vediamo che cosa ci regalerà il mare. XPS Surf è la tecnologia T-Force, che è uno dei cavalli di battaglia di questa meravigliosa linea di fili, studiata per il surfcasting, che unisce due caratteristiche fondamentali: grandissima resistenza all'abrasione, morbidezza, grandissima scorrevolezza nel lancio, nel recupero, sugli anelli. Andiamo a vedere da vicino quelle che sono le caratteristiche di una linea completa di fili da imbobinamento, che permette di coprire tutte le esigenze di pesca. Caratteristica fondamentale di questa linea di manofili è il rivestimento esterno, che ne favorisce la scorrevolezza preservandone la resistenza nel tempo. La linea di fili parte da uno 0,16.5 per arrivare a uno 0,35.5. I carichi di rottura sono molto elevati, così come la bassissima memoria e l'enorme resistenza alla trazione, disponibile in bobine da 300 metri. Non è certamente una delle prede più incredibili, però un'orata abbiamo iniziato e abbiamo aperto. Oh, che pulci bruttissime, adesso gliele tolgo. Apriamo, iniziamo le Surfcasting Academy con un'orata, l'unica canna piccolina messa sotto i piedi. C'era attività di pescetti perché mi sfilavano l'esca e abbiamo visto che i pesci sono qua sotto. E quindi è un inizio, evviva! Anche un'altra oratella che mi si è slamata sotto i piedi, mi sono anche bagnato uno stivale. La prossima volta me li porto lunghi in queste condizioni, vabbè. Però i pesci si stanno cominciando a muovere, allora se non mi si congela un piede, un paio d'orette ci stanno tutti. La
Le condizioni di mare stanno leggermente migliorando perché da diverse ore il vento è calato, nel contempo è salita la marea e stiamo vedendo assolutamente sulla linea dei 40-50 metri un mare progressivamente più pescabile. Questo lascia pensare che qualche cosa comincia a entrare. Il fondale è perfetto, le condizioni sono meravigliose. I nostri amici a 100 metri da noi hanno appena perso un pesce molto molto grosso, probabilmente un serra, che stanno pescando con il vivo, soluzione meravigliosa. Io non ho a disposizione il vivo, quindi pesco con modo tradizionale, però tutto lascia pensare che non appena scenderà leggermente la vorticità, la turbolenza dell'acqua, diventerà assai probabile l'arrivo di qualche sarago, di qualche mormoretta, di qualche pesce interessante. Vediamo, il tramonto è arrivato, ormai stiamo andando verso il buio, chissà che ci regala il buio. Altrimenti ci rivedremo domani mattina in un'altra spiaggia, in un'altra situazione di pesca, a vedere di portare qualche cosa di buono davanti alla telecamera. In questa puntata andiamo a vedere come si costruisce il perfection loop, ovvero il loop che serve per congiungere lo shock leader attraverso una clip al nostro trave. Questo verrà effettuato direttamente quindi all'estremità del trave. Utilizzo un filo come al solito molto grosso, molto evidente, per spiegare meglio i vari passaggi del nostro nodo. Eseguiamo un primo loop, lo tratteniamo e lo blocchiamo tra indice e pollice, un secondo loop e ancora una volta lo blocchiamo tra indice e pollice, ci troviamo con questi due semicerchi. Prendiamo l'estremità, la facciamo passare in mezzo, lo blocchiamo con le altre due dita. A questo punto inseriamo nel primo loop le nostre dita per andare a prendere il secondo loop e tiriamo all'interno. Proviamo in questa situazione che andremo gradualmente a stringere fino a serrarla. Quello che ne scaturisce è un loop perfetto, perfettamente bilanciato, che andremo solo a trimmare, o meglio a rifinire, per ottenere il nostro loop, che è assolutamente resistente ed affidabile. Andiamo a vedere qual è la vera utilità utilizzando un trave che ho appositamente costruito per questi scopi. Eccolo qui, e si può vedere perfection loop, un po' di silicone a coprire ancora di più il nodo, due perline incollate, una girella, il nostro trave viene incollato alla clip che fuoriesce dallo shock leader. E abbiamo parlato e conosciuto il perfection loop. Eccolo! Beh, inizio non mostruoso, però è un inizio. Ci eravamo lasciati su una spiaggia meravigliosa, ci riproponiamo su una spiaggia altrettanto meravigliosa e l'attività sembra esserci. D'altra parte, con un mare così, se non c'è attività, vuol dire che è il caso di smettere. Sicuramente tanti saraghetti anche sull'altra canna. Abbiamo visto il cappellotto attaccato, quindi pieno di pesciolini vari. Stiamo pescando per cercare di prendere un pesce importante. Abbiamo anche un innesco estremamente grande che andremo a vedere dopo. Ora lo lasciamo in acqua a fare il suo lavoro e vedremo come impostiamo questa ricerca del predatore, sempre che il predatore arrivi. Nel frattempo, con altre canne, conduciamo un'azione di pesca più generica, ma almeno due o tre di queste, ne useremo sei, due o tre di queste sono destinate alla spigola, che è il nostro obiettivo odierno.
continua nella tradizione trabucco, quella di dare i nomi delle costellazioni alle proprie linee di canne, in questo caso supernova, ma ricordiamo che Andromeda, Cassiopea. Supernova però può anche significare super novità, perché effettivamente questa canna contiene una serie di soluzioni tecniche davvero innovative. Si basa sul carbonio CX2, ma non è soltanto il carbonio CX2 che offre reattività, velocità e leggerezza. È il particolare sistema twist free a spine incrociate di 45 gradi che fanno sì che aumenti la precisione di lancio, la velocità, la reattività e vengano azzerate praticamente le torsioni del manico. Andiamo a vedere da vicino quelli che sono gli accessori che contornano questa meravigliosa serie di canne, che è composta da lunghezze 4,30, 4,70 per 160 e 200 grammi, ma esiste anche una versione, sempre 4,30, 4,70 da 100 grammi, dedicata al beach leggeri. Ora andiamo a parlare nel dettaglio tecnico di questa canna. Gli anelli sono i Sea Guide in Sick con telaio anticorrosione protetto dal trattamento PVD, Physical Vapor Deposition. Le legature sono doppie su tutti gli anelli allo scopo di sigillarne i piedi, impedendone l'ingresso di acqua salata. Il vettino è in carbonio pieno, innestrato dall'alto, incollato e fissato da una doppia legatura con finitura Night Glow. La placca porta mulinello è la Fuji NS7 in acciaio inox. Pescando ai margini di una buca, almeno con questa canna, un profondo canalone che possiamo vedere adesso disegnato perfettamente. Pesco in questa parte del canale, non è l'azione di pesca corretta perché la corrente sta muovendosi in questa direzione, quindi l'area sicuramente in cui ci può essere accumulo di detriti è a sinistra, dove metterò l'altra canna. Quindi sto pescando con una canna nel margine centro-destra e una canna sarà a margine centro-sinistra, in modo da coprire tutti quanti i settori, avere i braccioli 4 distesi. Sto pescando con due short da circa un metro, ho aumentato i diametri per via della corrente, ma ne parliamo dopo. È arrivata la Mormoretta dopo il Sarago, anche questa. Ci siamo spostati, come dicevo precedentemente, tra l'altro ha mangiato molto male, devo dire. Siamo nella spiaggia di Montalto di Castro, spiaggia che conosciamo benissimo. Intanto rilasciamo la signorina, gli diamo un'occhiata, c'ha delle terribili pulci che ora gli toglierò. Eccole qua, questi parassiti orribili. E una volta tolte le pulci, fatto il nostro dovere, la restituiamo sperando che arrivi qualche cosa di più bello, diciamo. Però questo è il surf. Stavo dicendo, siamo arrivati nella spiaggia di Montalto di Castro. Come potete vedere, le condizioni del mare sono fantastiche a dir poco. Abbiamo Luca Giambi a tenerci compagnia, dopo lo andremo a salutare. Due parole sull'impostazione di pesca: l'ho già detto precedentemente, abbiamo delle canne fuori per pescare i predatori, quindi abbiamo i cappellotti, un polpo e dei bibi grossi, e chiaramente delle canne per cercare di fare un po' di movimento, come questa che è armata con uno short, un americano, un filo del 24, perché chiaramente in queste condizioni di corrente scendere sotto questi diametri significa rischiare di aggrovigliare. Invece, come si può vedere, i travi sono perfettamente allineati, i finali sono belli stesi,
grazie anche a questa brillatura. Abbiamo già visto in varie puntate, in vari episodi e tutorial come effettuare la brillatura, che ormai non è più segreto, è segreto di Pulcinella. E adesso, visto che l'esca è rimasta intatta, la rimetto nello stesso posto, sperando che arrivi qualcosa. E poi andiamo a conoscere e a salutare Luca Giardi. Questo è un innesco del cappellotto, ho montato un Hisashi F31, un amo molto affidabile, in questo caso una misura 4, e il bracciolo, proprio per le dimensioni dell'esca, è uno 0,28, e il fluorocarbon è un FC403 saltwater, molto adatto in queste situazioni perché ha quella giusta rigidità che in grande presenza di turbolenza impedisce gli aggrovigliamenti. Dopodiché la soluzione tecnica è estremamente elementare. Direttamente sullo shock leader ho collegato questo praticissimo accessorio, i grovigli sono veramente lontani, potrei addirittura allungare il bracciolo di un altro 30-40 cm, sono convinto assolutamente di essere tranquillamente in pesca. Così però non ho la certezza, lo rimetto sotto riva, questo cappellotto è oggetto di tantissime mangiate purtroppo da parte dei pesciotti, la presenza dei pesciotti mi lascia pensare che al momento attuale di predatori veri non ce ne siano, però arriveranno. Un lancio un pochino più lungo, sono uscito da sottoriva, sono andato sui 60 metri nel margine della schiuma bianca ed è arrivata una bella mangiata. È un pesce sicuramente un pochino più grosso di quelli, anche se sono le alghe che disturbano. No, sono sbagliato. È una mini oratella, no, una mini mormora. Vabbè, dobbiamo fare una mini mormoretta. Però se non altro, i pesci cominciano a farsi vedere. Sempre sull'americano. E quindi a questo punto continuerò a pescare con l'americano alla grande, in modo da poter avere qualche altra cattura. Certo, non si tratta di prede particolarmente importanti, però è un bel contorno rispetto a quello che stiamo facendo. Lasciamo andare. Una bellissima mangiata sui 60 metri immediatamente dopo il gradino di dove c'è la schiuma bianca. Non è un pesce straordinario, ma è la riprova che comunque attività ce n'è. Sono i pesci del nostro mare, ricordiamocelo sempre. Cari amici, terza spiaggia, nuovamente sul pezzo, mareggiata mostruosa, i giorni passati 500 cm d'onda in Liguria, 450 in Toscana, ma ne approfittiamo per una situazione di pesca che potrebbe essere molto interessante. Ho avuto una mangiata sulla canna relativamente sotto in un canalone qua davanti, ho un po' di disturbo da parte delle alghe, però sembra... Sì. Adesso sto sfruttando la corrente, purtroppo le alghe si accumulano, non sono tantissime, non danno fastidio, vedo l'esca, ma non vedo il pesce. Eccolo che parte. È una spigoletta. Beh, c'era da aspettarselo perché in queste situazioni di pesca, eccola qua, in queste situazioni di pesca, questo ci dobbiamo aspettare. Eccola qua, una spigoletta, bella taglia. È carina, decisamente, decisamente. Bel pescetto. Amici, come al solito, una grande faticata per arrivare a un risultato. Tre pescate diverse in tre situazioni similari e soltanto alla terza riusciamo a sbloccare. Come al solito, nel Surcasting Academy rilasciamo la nostra preda.